Come è nato l'incontro con Rino? Lui veniva a trovarmi quando veniva a Milano. Veniva sempre, ma veniva così per passare mezz'ora insieme. Parlavamo di tutto e l'ho sempre visto solo in queste occasioni. Diciamo, veniva, era sempre sorridente, aveva un buon rapporto con me. E un giorno mi ha chiesto di scrivere una canzone per lui e io ho scritto questa canzone molto particolare, un po' matta, no? Di queste due donne, che praticamente una era la sua fidanzata nuova, lei l'aveva invitato ad andare a vacanze insieme, però lui si presentò con la fidanzata anche vecchia, perché dice poverina piange sempre, che non dà fastidio, e alla fine loro due partono da sole per lasciare giù, resta vile maschio dove vai, capito? Praticamente una vendetta che viene presa su un'azione veramente disastrosa che aveva fatto questo tipo, no? Cosa è significato per te essere stato uno dei pochi a scrivere un brano per Rino Gaetano? Beh, niente, io diciamo che ho gradito molto il fatto che lui volesse che scrivesse un brano per lui, perché lui si chiama parole musiche, no? Come Luigi Tenco. Pensa che io ho scritto una canzone sola per Luigi Tenco e una canzone sola per... Quindi, diciamo, quella di Luigi Tenco la conoscono tutti. Quella di Gaetano non è così famosa, comunque è una canzone che è divertente, che mi è piaciuta, che l'ha divertito anche qualche, mi ha detto che era matto, voglio dire, lui era propenso a fare delle cose fuori dal normale, ecco. Quanto manca un personaggio alla musica di oggi, un personaggio come Rino? Manca perché era uno che divertiva e si voleva divertire, sia con la musica, no? Per cui è un personaggio che è rimasto vivo nella mente della gente, anche dei giovani, perché in realtà sulla base di quello che lui ha scritto è molto più grande la sua popolarità dell'affermazione che lui ha avuto in quei tempi. Vuol dire che c'è stato qualcosa che ha amplificato questa, che la sua simpatia, il suo modo di essere, l'ha ricevuto per istinto, per questo che rimane un artista unico nel suo genere. Se puoi farci un saluto al Rino Gaetano Day. Va bene, un saluto caro a tutti i partecipanti al Rino Gaetano Day. Grazie Giulio. Prego. Grazie. Prego.